Carissime amiche e carissimi amici, buonanotte dal vostro caro carissimo, ovviamente Giocherellone, che stasera vi fa vedere Top Racer Collection, una collection dei titoli della Kemco, che erano praticamente dei giochi di corsa, pensate un pochettino, che vengono praticamente qui racchiusi in una collection appunto di ben 4 titoli e vengono portati sulle principali console da gioco, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e ovviamente il nostro caro vecchio PC. Ecco qua, andiamo a vedere il gioco, che cosa ha. Dedicherò praticamente 4 live a tutti e 4 i giochi, ogni live sarà data a un gioco praticamente. Andiamo a vedere nell'arcade mode cosa abbiamo. Abbiamo la possibilità di giocare a Top Racer, che si chiamava Top Gear nella versione giapponese, Top Racer 2, Top Racer 3000 e Top Racer Crossroads. Praticamente, pensate un pochettino, inizieremo proprio col primo titolo della serie. Possiamo fare una campagna, Quick Race, Intermatta, un Custom Cup, un Option Mode. Andiamo a fare la campagna praticamente e vediamo che cosa ci pone. Praticamente vedete un pochettino, abbiamo la possibilità ovviamente di fare single player, multiplayer e tutte le cose belle e carine del gioco. Amateur, miglia o chilometri. Chilometri ovviamente possiamo scegliere tra 4 macchine. Vedete addirittura cambio automatico o manuale. Quindi abbiamo la Cannibal, la Sidewinder, la Razor, la Whistle. Andiamo a pigliare la mitica Cannibal addirittura e vediamo il gioco che cosa ci offre. Vedete un pochettino proprio la grafica del Super Nintendo, come potete vedere, perché il gioco esce originariamente su Super Nintendo. Ragazzi, attenzione, perché in questo gioco praticamente potete notare e vedere una cosa molto molto particolare, che è praticamente, vi faccio vedere, che noi andremo sempre a giocare con il nostro incredibile, come potete vedere, il nostro incredibile, se mi metti la macchina, quando andremo a giocare, vedete ragazzi, è incredibile, non si riesce nemmeno a partire in Top Gear. Vedete un pochettino, cerchiamo di partire. Qui il freno, ovviamente qui sopra nitro, perfetto, ma vogliamo mettere la macchinella. Ecco qua, la macchinella finalmente è partita. Un pochettino particolare, dobbiamo dire la verità, partiamo molto male ragazzi, come potete vedere. Questo qua è il mitico Top Gear praticamente, ovvero Top Racer Collection, come potete vedere, un clone di Hot Run uscito per Super Nintendo. Super Nintendo è una console molto lenta, ragazzi, dal punto di vista dal punto di vista appunto computazionale, perché il suo processore è molto lento, dobbiamo dire la verità, ragazzi. Andiamo subito a mettere la nitro, dobbiamo cercare quindi subito di andare avanti. Vedete un pochettino, il bello di questo gioco sicuramente è che fa buon uso del mod 7 praticamente, per quanto riguarda ovviamente la gestione della pista, che come potete vedere è veramente, diciamo, ben fatta, e non fa rimpiangere quello tram di Sega, che ovviamente era presente sulle console ovviamente di Sega. Al tempo Sega andava a progettare i suoi giochi solamente per le sue console, ci mancherebbe, quindi altrimenti che senso aveva comprare praticamente una console Sega. E ovviamente che alcune case ne approfittavano di questo, cioè portavano dei cloni dei giochi della Sega, pensate un pochettino, direttamente su altri lidi, avete capito bene. Andiamoci a fare un'altra volta praticamente un'altra partitella. Andremo questa volta a scegliere praticamente un'altra macchina. Andiamo a scegliere un'altra macchinina. No, qua mi fa ripetere praticamente direttamente con la macchina di prima. Vediamo. No, avevo sbagliato io ad accelerare. Apriamo un pochettino, vedete un pochettino, guardate, grande. Vedete un gioco che ricorda tantissimo Hot Run, ricorda veramente tantissimo Hot Run. Quindi la Kemco che cosa vuole fare? Praticamente vuole sfidare, vuole usufruire praticamente di questa situazione, andando a presentare un suo clone appunto di Hot Run, che è, devo dire la verità, Top Gear, ovvero Top Racer nella versione appunto, mamma mia ragazzi, nella sua versione appunto occidentale, ha venduto anche parecchio. Pensate un pochettino, ne fecero ben 3 versioni più questo Crossroads, di cui io non so nemmeno cosa sia, devo dire la verità. Ricordo che uscirono praticamente varie versioni, addirittura
addirittura abbiamo superato, mi sembra forse il rivale, no, il rivale non l'abbiamo superato. Comunque è molto molto bella, quindi la sensazione di velocità che viene data appunto dal prodotto è veramente fantastica, musica ovviamente molto molto gradevole, che ovviamente le persone un po' più, diciamo, vecchiotte nell'ambito videoludico sicuramente ricorderanno tantissimo. Per quale motivo ricorderanno? Attenzione, ricorda mamma, guardate qui sotto come gira il paesaggio, veramente in una maniera veramente assurda. E questo è il bello di Top Gear, Top Racer, praticamente il fatto che ovviamente la sensazione di velocità è effettivamente molto molto ben trasmessa rispetto per esempio ad altri cloni, e ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo arrivati davanti, siamo arrivati primi, veramente qualcosa assurdo. E questo è il bello, e quindi andiamo praticamente anche a sbloccare. Andiamo a sbloccare praticamente alcuni obiettivi da appunto andare a compiere. Ogni stage ha ovviamente una sua incredibile musica, ragazzi. Sentiamo, vediamo questo qua. Qui siamo nella giungla, il giunglone, ti piace il giunglone? E col bananone, pensate un pochettino. E andiamo subito ovviamente a correre, ragazzi. Sentite questa musica molto molto particolare, ragazzi. Il gioco, i giochi di un tempo, vedete, non è tanto facile. Addirittura sul terreno ci sono dei bananoni, praticamente delle specie di roccia a forma di banana che noi chiamiamo, diciamo, simpaticamente bananone. Abbiamo anche il turbo in questo gioco, quindi abbiamo la possibilità, come succedeva nel seguito di Hot Run, che era Hot Run F40 Hot Run, abbiamo la possibilità di utilizzare il turbo, quindi per andare ancora più veloce. La stessa cosa che succedeva in Super Hang-On, vi ricordate che in Super Hang-On, a differenza di Hang-On, c'era la modalità turbo, quindi potevamo a un certo punto utilizzare il turbo una volta superato delle velocità. Invece in questo gioco abbiamo solamente 3 nitro che ci permettono appunto di andare molto molto veloce. Il mod 7 del Super Nintendo, questa capacità di distorcere praticamente le immagini e zoomarle, è veramente ben operato per una console che comunque è molto molto lenta. Pensate che il Sega Mega Drive aveva quasi il triplo della velocità del processore del Super Nintendo, quindi veramente una cosa molto tristarella. Quindi ha voglia di mettere zoomate contro zoomate. La problematica del Super Nintendo è che non riusciva a gestire giochi molto veloci, come per esempio Sonic, e su questo la Sega lo sapeva molto molto bene, tanto che quando presentò Sonic, scelse di presentare Sonic, non presentò un personaggio tipo Super Mario, e voi lo sapete bene, ma presentò un personaggio veloce, in grado ovviamente di fare in modo che quel tipo di gioco, pensate un pochettino all'intelletto, non fosse replicabile su una console Nintendo, avete capito bene. Quindi fu molto molto intelligente, e poi con la possibilità ovviamente di utilizzare sprite e colori che non potessero nemmeno essere replicati su una console tipo il Peach Engine, che comunque in Giappone vendeva tantissimo, ragazzi. Vi ricordo, il Peach Engine fu la prima console giapponese ad avere un lettore CD-ROM, ragazzi, quindi veramente qualcosa di assurdo, cosa che poi dopo andò a seguire il mitico Sega col Sega Mega CD, che comunque ebbe un discreto successo. Non è possibile sicuramente dire di avere, che ebbe ovviamente il super successone, ovviamente no, assolutamente no, però stiamo parlando comunque di una periferica che ha venduto, tanto che addirittura la Sega ne fece uscire una doppia versione, come appunto il Mega CD2 non è di certo fece uscire una doppia versione una doppia versione del 32X, è indubbio questo. Andiamo avanti e vediamo che cosa adesso possiamo fare. Ci troviamo qui sopra in un altro percorso, e un percorso molto molto particolare. Vedete, sentite la musica molto molto particolare. Siamo nell'epoca Super Nintendo, ragazzi, e guardate, addirittura c'è l'implementazione della notte, addirittura nella notte. Andiamo subito di nitro, in modo tale, visto che stiamo correndo su una strada di città a 4 corsie, una specie di tangenziale praticamente un'autostrada, e vedete che praticamente qui sopra possiamo correre a tutta forza, ragazzi, veramente incredibile. Quindi tracciati stretti, ma tracciati anche larghi. Il bello brutto di Top Gear è che praticamente si corre sempre col secondo praticamente avversario, nel primo mi sembra, a volte anche nel secondo, adesso non ricordo di preciso, vedremo nella collection se questa cosa è eliminabile. In Top Gear 3000 invece la cosa è stata eliminata, questo per dare ovviamente una sensazione di sfondo. In realtà è come se si vedesse il gioco in una modalità praticamente 16 decimi più che 16 noni. Questa è una cosa quasi cinematografica, dobbiamo dire la verità. Forse per, vedete ragazzi, guardate la velocità, guardate, è veramente ben fatto, è inutile che ci giriamo intorno, veramente ben fatto per Super Nintendo, guardate che velocità, forse anche più veloce di Hot Run, quindi non guardate che velocità, ragazzi, è ben fatta questa collection, una collection fatta da un team brasiliano. Voi sapete, il Brasile è
paese abbastanza povero, dove però le console da gioco, soprattutto all'epoca 16 bit, sono durate tantissimo. Pensate un pochettino, tanto che quando c'era addirittura la PlayStation 2, ancora in Brasile mi sembra venivano commercializzati i giochi per Sega Mega Drive. Giustamente, è paese povero, ovviamente si vendono tecnologie povere. Un pochettino quando si fa la guerra, ragazzi, quando si fa la guerra si vendono praticamente ai paesi poveri le armi di scarto dei paesi ricchi. Non ci giriamo intorno, ragazzi, su queste cose qua. L'avete visto, Finché c'è guerra c'è speranza, con Alberto Sordi, prefetto Alessandro Arcangeli. Eccolo, di notte corro, di notte, Alessandrino, perché non ho sonno, perché ho fatto un errore, ho piato il temacia, mi sono pure allenato per farmi venire sonno praticamente, ma purtroppo non, questa cosa non ha funzionato, Alessandrino, dobbiamo dire la verità. Però almeno, diciamo, ne ho guadagnato in salute, ho mangiato un bel piatto di riso con le lenticchie, aglio e peperoncino, che era avanzato, perché in questa casa, nella casa del giocherellone, non si butta niente. Stasera ti sto portando Top Racer, ovvero Top Gear per Super Nintendo in versione collection, una collection che è da poco uscita, fatta da un team brasiliano che nel linguaggio di programmazione Unity praticamente sta andando a progettare questo gioco, ha progettato questo gioco, ragazzi, ed è bello e buono praticamente, come potete vedere, una velocità di gioco molto molto elevata. Oltretutto, tu sai, Alessandrino Arcangeli, che Super Nintendo non era molto capace di andare a di andare praticamente a gestire grandi velocità, invece grazie al mod 7 e alla programmazione ottima di questi programmatori, e riesce praticamente addirittura a gestire un doppio schermo nello stesso tempo, quindi veramente qualcosa di incredibile. Come puoi vedere, l'avversario che praticamente, che sia umano CPU, è sempre presente, quindi è veramente molto molto bello. Devo dire la verità, il titolo a me ha sempre affascinato, sempre, certo, ovviamente rimango molto molto fedele al fantastico coso, come si chiama lui, il fantastico Otran. Come si può non essere fedeli a Otran? Poi porteremo anche altre versioni, mamma mia, o altre versioni di Otran, mamma mia, ragazzi, guardate la velocità di gioco, è assurda. Vado sul nitro, mamma mia, sto acchiappando i Maruzzilli in faccia, ma attenzione, Maruzzilli è arrivato, Maruzzilla praticamente, addirittura assurdo, ragazzi, abbiamo solamente una nitro e ce la dobbiamo giocare in rettilineo praticamente. Vedete, abbiamo la mappa, ma la velocità di gioco è troppo elevata, ragazzi, è assurdo, attenzione ai casellelli, praticamente vedete, addirittura a me si va a correre Alessandrino, vedi, si corre di notte, un gioco veramente ben fatto. Guarda un pochettino, andiamo a tirare praticamente questa parte qua, ed è veramente bello, ragazzi, stiamo sui 256 km orari con questa super, guardate l'esempio, è molto veloce, è fatto bene soprattutto per quei tipi di giochi, per quel tipo di persone che veramente amavano i giochi di questo tipo, la strada bella larga ci piace, non quella stretta che piace a Pino Shooter, Alessandrino, dobbiamo dire la verità. Comunque un gioco che richiede dei riflessi non da poco, dobbiamo dire la verità, è anche una memorizzazione del circuito, Alessandrino, bisogna anche molto memorizzare il circuito, come puoi vedere, ma guarda un pochettino come si corre da queste parti qua, guarda la macchinella di mamma che si muove ovviamente per queste parti qua, è veramente incredibile, dobbiamo dire la verità. Attenzione Alessandrino, perché qui siamo verso la fine, praticamente sui 190 km/h, 200 km/h forse, più abbiamo superato i 200 km/h. Attenzione a non piare i Maruzzilli in faccia, e tre giri ancora per fare la fine praticamente di questa battaglia, ragazzi. Purtroppo mi sono consumato, ho consumato tutte le nitro, ragazzi, veramente qualcosa di assurdo questo Top Gear, ovvero Top Racer, nella prima versione per Super Nintendo, in questa fantastica collection. So che io oggi pizza surgelata, adesso ti leggo la news del ragazzo, l'ha benedetto unto, e qui, ragazzi, stiamo finendo la benzina, unto di non ritorno, punto di non ritorno per l'Ambenedetto, e forse l'Ambenedetto spende troppi soldi per fare viaggetti, ecco qua, invece di viaggiare e sperperare i soldi in questa maniera, viaggiasse di meno. Ecco qua, ti faccio vedere il punto di non ritorno di che cosa, che l'Ambenedetto viaggia di meno, ecco qua, non ti preoccupare, puoi parlare delle tue cose anche in altre occasioni, pit stop, proprio in faccia, non ho acchiappato il pit, ragazzi, non avendo acchiappato il pit, purtroppo non ho benzina, vedete in basso a destra, non ho la benzina, infatti in Top Gear è necessario anche andare a prendere la benzina. Gioco molto molto veloce, devo dire la verità, veramente bellissimo, c'ho forse un pochettino, mamma mia, ragazzi, guardate qui che velocità, mamma, è una sensazione di velocità assurda, è assurda davvero. Qui stiamo finendo la benzinella è quasi finita, Alessandrino, e qui purtroppo siamo rimasti senza benzina, infatti la nostra macchinina si ferma, vedi un pochettino, e si ferma in questa maniera, guarda come si ferma, siamo arrivati alla fine, 8 fuel, perfetto.
perfetto, sì, ok, perfetto, si è fermata la macchina. E a questo punto metto io, mi parcheggio in mezzo alla strada. Play Rover Academy, perché fai scappare le ragazze dopo il primo appuntamento? Forse perché non sono interessate. Ecco qua, che ti posso dire, Alessandro, ma non è che mi devo vedere, non è che mi devo vedere, ovviamente, tutta la gara, come succedeva nella versione Super Nintendo. Perfetto, ragazzi, vedete, andiamo a scegliere, praticamente torniamo indietro e facciamo un quick race. Guardate che bella questa macchina, ovviamente hanno inserito anche delle rappresentazioni tridimensionali, ovvero delle renderizzazioni di nuove autovetture o di vetture simili a quelle là più recenti. Andiamo avanti, praticamente facciamo single player, amateur, difficoltà, meno male che amateur. Andiamo a pigliare la macchinella, vedete un pochettino, 235 questo qua, vedete un pochettino, time grip, low height, praticamente sidewinder, pigliamo questa qua praticamente che forse è la più lenta. C'è anche il cascettone, praticamente il cascettone, ragazzi, mi piace questa qua bianca. Possiamo scegliere di andare praticamente addirittura, guardate quanti percorsi, mamma mia ragazzi, bellissimo, bellissimo davvero, dobbiamo dire la verità. E vediamo qui sopra cosa fare. E quindi Alessandrino, la problematica delle ragazze che scappano è perché non sono interessate, questo è tutto. Se tu non conosci una persona e non sei interessata, che fai? Ti fai rivedere? Non credo. Quindi l'importante è non attaccarsi alle persone solo perché non si conosce niente. Sicuramente le ragazze in genere hanno una maggiore possibilità di conoscere ragazzi e quindi giustamente hanno la possibilità maggiormente, o addirittura nel deserto maggiormente, di andare a scappare, Alessandrino. Quindi quello che ti posso assicurare è sempre di cercare la persona per te più compatibile, legata. Per prima cosa ti devi piacere e tu devi piacere a lei esteticamente, inutile che ci giriamo intorno. I tratti estetici comunque si possono quasi sempre mantenere, certo invecchiando, ma si mantengono. E poi ovviamente un'altra cosa molto importante, bisogna pensarla allo stesso modo nei confronti della vita. Una persona che per esempio parla sempre della morte, ecco qua, deve postare solamente con una persona che accetta la morte e parla sempre della morte, inutile che ci giriamo intorno, altrimenti poi dopo si avranno delle problematiche discorsive. E poi bisogna avere gli stessi interessi, avete capito bene ragazzi, gli stessi interessi. Ti piacciono i videogiochi, devi trovare una persona a cui piaccia i videogiochi, una ragazza a cui piacciono i videogiochi, e oltretutto dovrebbe essere anche della tua più o meno stessa fascia di età, né troppo grande né troppo piccola. È vero, puoi stare anche con donne più grandi, ma di qualche anno, per farti capire, ma non troppo, sicuramente non troppo grande né tantomeno troppo piccola. Immagina tu con una persona di 10 anni di differenza, è quasi una generazione di differenza. Quindi sicuramente bisogna anche tenere conto dell'età. È inutile che la persona dice mi piace il vintage, lei ti piace il vintage, ma non hai vissuto l'età, quell'età che ho vissuto io, quindi tendenzialmente non puoi capire quei sentimenti, non puoi comprendere. Ecco qua, oltretutto l'età biologica si associa ai periodi, alle varie generazioni, quindi la generazione di oggi quasi sicuramente vivrà di più della generazione nostra. Alessandrino, questo per loro è un bene, forse un male, ma io credo che sia sempre un bene, perché la vita tendenzialmente è molto corta, è un viaggio corto, è una cosa che l'ho sempre letto, questa cosa qua, tendenzialmente sono convinto. Anche se fai una vita intensa, comunque gli anni volano, è inutile che ci giriamo, caro Alessandro, quindi tendenzialmente è poi dopo si invecchia, eccetera. Quindi secondo me la cosa migliore è cercare una persona che abbia massimo 2-3 anni, o massimo 2-3 anni in più o in meno, praticamente una fascia di età massima di 5 anni di differenza, e poi ovviamente che abbia la stessa visione della vita, e poi ovviamente la stessa. Abbiamo vinto ragazzi. Andiamo al menu e vediamo un attimo che cos'altro ci propone questo primo titolo, il Time Attack. Pensate un pochettino, il Time Attack è dove giochiamo noi da soli, vediamo un pochettino. Quindi chilometri orari, perfetto. Andiamo a piare un bombolone qui sopra e andiamo addirittura nella pista, in una pista simpatica e carina, vedete un pochettino, in Germania ci piace. Ecco qua, andiamo a fare il Time Attack e speriamo nel Time Attack giochi da solo. Dovrei giocare, speriamo che già andrò a giocare da solo. Praticamente sentite anche la musica molto molto ritmica, no, c'è sempre qualcuno con noi, ma sembra Time Attack perché qua troppi caffè. Alessandrino, ho pigliato il tè verde è un forte, diciamo, accelera il metabolismo, tendenzialmente fa togliere il sonno, però è ottimo se ti devi allenare. Infatti ho preso il tè verde, praticamente mi ero fatto un pisolino di questa età, mi sono fatto il tè verde praticamente, poi ho fatto quelle live e poi mi sono fatto anche l'allenamento fisico, e adesso mi faccio
quest'altra partitina e adesso poi dopo me ne vado a dormire, Alessandrino, è perché vado a utilizzare il turbo, guarda che musica con Top Gear, è fatta bene questa collection, poi sono ben 4 titoli. Certo, uno potrebbe dire posso ricorrere all'emulazione, però chi non ha la possibilità che fa? Sicuramente questo team brasiliano, forse la sua prima esperienza di conversione, si è comportato bene, oltretutto l'ha fatto attraverso Unity, mamma mia, guarda qui Alessandrino, guarda qui, guarda che velocità, guarda la velocità addirittura, mamma mia Alessandrino, ah proprio dietro gliel'ho messo, addirittura guarda qua un pochettino questa parte qua, mamma mia ragazzi, è veramente bello, Top Gear Collection, è molto molto bello, Top Gear o Top Racer addirittura, in realtà più Top Racer che Top Gear, e quindi caro Alessandrino Arcangelo, giustamente, poi come caffè, pensa che io prendo un caffè praticamente a mattino, un caffè praticamente dopo pranzo e poi il tè verde la sera, il succo di limone una volta al giorno, quindi una volta, a volte anche due volte al giorno, dipende se diciamo se metti contro un sistema immunitario un po' basso, però come tu ben sai raramente cado malato e il giorno dopo morì, e vabbè ragazzi, sono le cose della vita, le cose della vita, lo sai, i necrologi che ci accompagnano, Alessandrino, ci accompagnano durante la nostra esistenza praticamente, anche sul canale Giocherellone, uno dei canali, forse l'unico canale che ha tratte necrologi, veramente incredibile, un tema molto particolare dove appunto vengono aperti anche un po' gli occhi alle persone sulla brevità della vita e sulle varie malattie che una persona può avere, nonché addirittura sulla vita delle persone. Ho fatto questo, ho fatto quello, ragazzi, fate sempre quello che volete, fate i vostri doveri per essere indipendenti economicamente, cercate sempre di non fare del male alle persone, agli animali, alla natura stessa, anche alle pietre, alle montagne, cercate di non inquinare, ecco qua, però poi dopo ovviamente cercate anche di portare avanti i vostri sogni, lasciate stare chi vi dice no, non si può fare, no, quello che dici tu è sbagliato, non ti preoccupare, tu fai la tua vita, io faccio la mia vita, anche perché la vita è personale, allo stesso tempo, pensate un pochettino, è solamente una, proprio appunto come vi dicevo prima, e poi finisce in una maniera, può finire bene, può finire male, alla fine è sempre quella, sempre la morte, si vive per poi morire ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno, quindi non dovete accettare la morte per come la fine del viaggio, ecco qua, un viaggio che tendenzialmente a qualcuno dura di più, a qualcuno dura di meno, ma tendenzialmente ragazzi, e poi quando si muore alla fine si chiudono gli occhi e non c'è più niente, non c'è più niente, quindi non sai più che cosa sta succedendo, e tendenzialmente sei morto, le tue cellule muoiono, quindi quasi sicuramente dopo la vita non c'è niente, dopo la morte non c'è niente, quindi non te lo giriamo intorno. Si diceva un tempo che la vita fosse un'illusione, ragazzi, su certe cose è un'illusione, voi pensate, viviamo sempre il costante presente, poi moriamo, arrivederci, buona giornata, ecco qua, e dove siamo? Non siamo più, non esistiamo più, assurdo, davvero, veramente qualcosa di incredibile. Oltretutto noi viviamo la vita secondo noi stessi, non viviamo la vita secondo le altre persone, quindi noi siamo i protagonisti e abbiamo praticamente la visione, appunto, sì ti puoi pure fermare, abbiamo la visione praticamente dell'esistenza personale, quindi è come se gli altri fossero tutte persone inventate, pensate un pochettino. Ragazzi, che dirvi di questa collection? Abbiamo analizzato il primo Top Racer, veramente molto molto bello, molto molto gradevole, ve lo consiglio assolutamente, sì, però vi devono piacere i giochi retro e poi di corsa, ovviamente non dovete avere i titoli per Super Nintendo, ovviamente vedremo poi dopo in rassegna gli altri 3 titoli di questa collection che vanno a completare la collection in 4 punti. Va bene signori, che dirvi, io mi auguro buonanotte, mi è venuto sonno, me ne vado a dormire, ci vediamo domani mattina. Detto questo, saluto Alessandro Arcangelo, il nostro capo newser che su Discord sempre sempre molto presente, che mi ha fatto compagnia fino a questa sera, grande amico Alessandro, ci conosciamo da più di 10 anni. Detto questo, io adesso me ne vado a dormire, se non siete iscritti al canale Giocherellone e vi piacciono i miei video, come al solito iscrivetevi, YouTube e Twitch sono i principali social network dove vi consiglio di abbonarvi, così da non vedere le pubblicità e di avere le tante migliorie. Potete mettere mi piace, condividere il video, commentare. Gli altri social network li trovate in box informazioni, il negozio del Giocherellone li trovate proprio all'interno del box informazioni o addirittura all'interno dei video, praticamente le magliettine, i cappellini, c'è di tutto e di più. E in più ovviamente, se volete comprare giochi a un prezzo scontato, potete farlo praticamente come si fa, dovete essere registrati al canale del Giocherellone, dovete essere iscritti e poi dopo cliccate su
su link Instant Gaming, dove trovate incredibili offerte. Volete comprare uno dei miei 3 libri pubblicati su Amazon? All'interno dei miei video praticamente ci sono le indicazioni, le informazioni, dove potete leggere anche gratuitamente se avete Amazon Kindle Unlimited, oppure appunto comprarle a un prezzo molto molto basso, non perché valgano poco, ma perché l'ho messo a un prezzo basso. Il cavallo più alto mai esistito, con i suoi 2,19 metri di altezza, paragonabile a circa di Andre the Giant o Maurice Talley del mezzo, il suo peso 1524 kg, più di un'autovettura, su del Re Nero, il cavallo di Raul. Va bene, caro Alessandro, ci salutiamo col cavallone di Raul, sperando ovviamente che non sia alto solo il cavallo e non anche il Barbagianni che aveva il cavallo in mezzo alle cosciotte. Va bene, caro Alessandrino, su questo interrogativo io ti saluto e ci vediamo domani mattina, sempre che ovviamente la vita ci accompagni anche domani. Ciao caro Alessandro, ciao ciao ciao.